Repartita di Alma Trieste, dinamica generale Mantova, siamo con Coach Martellossi. Coach, prima di parlare della gara contro Trieste, facciamo un passo indietro e parliamo invece della partita contro Udine. Due giorni fa è arrivata la settima vittoria consecutiva, come hai detto te nel post partita, buono il primo quarto, poi però la squadra ha messo un po' il pilota automatico nel secondo e terzo quarto. Contro Trieste ci vorrà un'aggressività più costante nel corso dei 40 minuti, non bisognerà pensare di vincerla nei primi 10. Sì, diciamo che l'ingresso in gara di giovedì contro Udine sicuramente ci aiuterà domani a Trieste e ci aiuterà anche in futuro. Questo è sempre un aspetto positivo, però come sempre in gara di questo genere, proprio in trasferta, poi non si potrà certamente vivere di rendita, quindi è evidente che la continuità dei 40 minuti sarà la chiave. Una Trieste che a mio avviso rappresenta una partita Trieste che a mio avviso rappresenta una delle gare più difficili di questo girone d'andata, considerando che è una squadra comunque in fiducia, ha vinto 5 delle ultime 6 partite, una squadra che gioca senza pressioni e che gioca anche con grande entusiasmo. Al di là di questa considerazione, quali saranno i temi della partita di domani? Ma sicuramente è vero che è una squadra che sarà complicata da affrontare nel prossimo periodo, alla fine del girone d'andata, sicuramente è una squadra impegnativa, non credo onestamente che ora siano in grado di giocare poi senza tante pressioni, che primo perché stanno ottenendo risultati, secondo perché hanno un interesse crescente, terzo perché hanno preso dei giocatori importanti per fare questa stagione, e quindi è evidente che anche per loro una settimana sarà più complicata, potranno sempre nascondersi dietro la gioventù degli anni passati. Detto questo, è chiaro che bisogna che ci sia una congiunzione di almeno due cose, nervi saldi e buon arbitraggio in una partita come questo genere qui, di questo livello, e magari ovviamente speriamo di sfruttare un pochettino un effetto da parte di Trieste di consunzione di energie dopo una settimana complessiva di derby e gara contro la Virtus. Quali sono le doti più principali di questa squadra di Trieste e quali cosa dovremmo mettere in campo noi? Sì, allora, molto molto in breve. Sì, in sé, parlavo ieri con un vostro collega di Trieste, mi ha detto che avete avuto solo due giorni per preparare la partita. È vero, certamente ne avrei voluto di più, però se posso scegliere, questa è una partita che si può preparare in poche ore, perché provare a preparare in poche ore, perché è una squadra molto definita in quello che fa, una pallacanestro semplice, con tre o quattro situazioni molto chiare, una difesa uomo aggressiva. Quindi quello che conta è la durezza mentale che si ha in questa partita, e quindi questo non si può preparare a tavolino, perché loro sono molto bravi a essere sempre lì, a rimanere attaccati a te, a rimanere attaccati alla partita, a giocare anche a volte illegalmente e soprattutto a sfruttare ogni possibilità per correre. Ecco, quindi questo dobbiamo tenerlo bene a mente, e direi l'obiettivo principale nostro deve essere quello di farli giocare il più possibile a difesa schierata anziché in campo aperto, che è esattamente quello che probabilmente è il loro deficit storicamente un po' anche dagli anni scorsi. No, penso che l'ho chiesto anche ad Alberto la settimana mercoledì, e hai parlato della preparazione, ti volevo chiedere se mi era capitato di portare Max Minetti di dire che in realtà le partite infrasettimanali erano di togliere questo falso mito che sono un impedimento, un ingombro, eccetera, quando in realtà è molto più facile mantenere la tensione costante della squadra quando puoi giocare due o tre giorni, evitando così gli up and down di concentrazione, di tensione, tensione positiva. No, questo qua è un ragionamento giusto, ma però se sei abituato a farlo, cioè se una squadra come Reggio Emilia, beh, non è il caso di quest'anno per motivi burocratici, ma Gemini è una squadra ormai abituata a fare le coppe e con 12 giocatori, allora ovviamente sono d'accordissimo anch'io. Ma fare un turno settimanale, una tantum, sparato lì, così,
tanto senso, ma finire, dover finire il girone d'andata ancora nel 2016 mi sembra una fretta eccessiva. Diciamo che diversamente dalle altre volte sarà più disponibile e ho fatto il lavoro parziale con noi ieri e lo faranno anche oggi parziale, quindi diciamo che possiamo considerarlo disponibile, però poi sinceramente valuterò io nel corso della gara se può essere utile, considerando che appunto è stato fuori un po' e considerando che bisogna valutare molto l'andamento della partita.